Amici, bentornati sul mio canale. Dopo aver parlato di NFL con The Playbook Volume 2, dopo aver parlato di pallacanestro con NBA 2K22 e ovviamente gaming, oggi parliamo di tecnologia e in particolare di podcast. Vi voglio portare all'interno del mio setup. Io conduco un podcast di pallacanestro da ormai diversi anni, è una mia passione, entrambe sono le mie passioni e oggi voglio guidarvi all'interno della mia configurazione, ma soprattutto anche provare a consigliarvi qualcosa entry level, qualcuno che inizia il podcast in questi giorni, nei prossimi giorni o quando vede questo video. Ecco, voglio non dare fondo al suo portafogli, ma provare a consigliare qualche oggetto che possa essere buono e al contempo non far spendere tanto. Quindi andiamo a vedere il tutto. La cosa più importante di un podcast è ovviamente il microfono. Io sono un possessore di Rode NT1A. Lo trovate su Amazon intorno ai 170 euro, per la precisione 168. Rode è leader nel settore dell'audio in tutte le sue sfaccettature e anche questo prodotto è di sicura qualità. Chiaramente deve valere l'investimento, però comunque nella fascia qualità-prezzo è assolutamente uno dei migliori. È un microfono a condensatore, prima cosa importante, con attacco XLR, quindi non potete utilizzare questo microfono direttamente nel vostro computer, dovete avere un amplificatore e una scheda audio di cui poi parleremo. Quindi questa è già una cosa semi o addirittura professionale. Quali sono i punti positivi del Rode? È molto silenzioso, quindi nonostante catturi tutti gli spettri audio a disposizione, non cattura troppo rumore, quindi se dovete fare un podcast, dovete parlare, dovete fare un'intervista, la silenziosità e la chiarezza, la limpidezza del vostro audio, delle parole sono assolutamente garantite. Anche se magari quando avrete delle cuffie di qualità, magari passando da una scheda audio di un certo tipo, potrete anche sentire i rumori dell'altra stanza. Ecco, non vi preoccupate perché all'interno di una registrazione di podcast, quindi suppongo un formato compresso, tutto questo assolutamente non entra. La capsula è di un pollice e è dotata di polvere d'oro, questo per farvi capire anche riguardo alla stabilizzazione dell'audio quanto dettaglio ci sia all'interno del lavoro di Rode. Un consiglio che vi do: quando lo utilizzate, non parlate sopra, ma bensì parlate di fianco, quindi mettetelo esattamente parallelo alla vostra bocca, di modo che possiate parlarci dentro, perché sopra non è il punto giusto di ricezione. Due piccoli nei, se vogliamo: uno è il filtro antipop, che non è della qualità del microfono. Voi direte: meglio che sia di qualità il microfono e piuttosto spendo qualche euro sul filtro antipop. Ci sta, però per un prodotto così forse si poteva fare qualcosina meglio da quel punto di vista. E inoltre, infine, una cosa che ho provato sulla mia pelle è il peso. È un pochino pesante, quindi non aspettate di cavarvela con i tre piedini, quelli magari che danno in dotazione con il microfono USB, perché non è percorribile. Dovete prendere una base come ho fatto io, una base un pochino pesante, un pochino solida, che possa tenerlo e non ve lo faccia cadere in avanti mentre parlate, che sarebbe decisamente spiacevole. Però questo è sicuramente un must have dal mio punto di vista, mi sono trovato benissimo. Non è più di ultimo grido, non è uno dei più nuovi, ma sicuramente per questo tipo di operazioni va assolutamente bene. Ora passiamo a quello che è un low budget, un acquisto low budget, ovvero il Fifine 669. Costa 29 euro al momento su Amazon, un prezzo decisamente alla portata di tutti, però veramente grande, massima resa. Questo sì, microfono USB, quindi plug and play, lo inserite nel vostro Mac, nel vostro computer e siete già pronti per registrare, quindi molto molto semplice. Io personalmente, quando sono in viaggio, lo utilizzo per registrare i miei podcast, le mie interviste, ed è super perché è davvero solido innanzitutto, quindi portarlo in viaggio non ci sono nessun tipo di problema dal punto di vista costruttivo. Ovvio, non dovete violentarlo, ma quello è abbastanza semplice da capire, però davvero solido, grande qualità audio, visto soprattutto il valore. C'è la regolazione del volume, quindi potete giostrarvela anche in modo molto molto semplice con la rotella frontale e vedere in base al vostro
vostra tonalità di voce, i picchi, eccetera, se alzare o abbassare, quindi davvero una cosa molto molto interessante. Direi che sono tanti i pregi, questi veri e propri contro non ce ne sono. Ovviamente un microfono da 29 euro non può essere paragonabile al Rode, però per solidità, per trasportabilità, c'è il trepiedino interno in dotazione, veramente non si potrebbe chiedere meglio. Noi, io in particolare e tutta la redazione di Backdoor Podcast, che è il mio podcast di basket ovviamente, ha questo microfono e direi che si trova davvero bene. Ora passiamo alla scheda audio, che è un requisito che serve nel momento in cui avete un microfono XLR da collegare. Se invece voi utilizzate l'USB non è necessario, ma andiamo con ordine. Io ho una Xenix 802 USB che al momento su Amazon potete trovare a un prezzo tutto sommato gestibile a 69 euro, trovate sempre il link in descrizione. Molto facile da usare, collegamento USB, grande plus, si può collegare quindi direttamente al vostro computer, ma vi permette di avere una flessibilità notevole con un prezzo tutto sommato molto molto abbordabile. Perché? Perché ci sono due prese per il microfono SLA, quindi se dovete fare un'intervista live nella stessa stanza potete utilizzare due microfoni professionali. C'è una preamplificazione e una precompressione per tutti e due i microfoni, che se fate un podcast live può avere senso per regolare già i livelli in modo che escano perfetti proprio alla nascita. Se fate un podcast che registrate e poi dovete editare, tendenzialmente può andare benissimo la post-produzione, possono non essere necessari, però sono decisamente un plus. Un altro plus, come vi ho detto, è il prezzo e anche la flessibilità, perché ci sono tante possibilità di collegare apparecchi. Io tramite i due jack ho collegato un iPad esterno, magari per produrre qualche suono mentre parlo, mentre faccio l'intervista, voglio lanciare un video, un audio di un video o un audio di un'intervista, posso farlo utilizzando il canale. C'è un altro canale libero per poter collegare un altro tipo di dispositivo. C'è un canale se dovete fare un'intervista via Skype, collegare direttamente da lì e utilizzarlo. Tutti questi canali ovviamente hanno le loro regolazioni, la loro compressione, la loro potenza, la loro gestione del volume, quindi veramente una grandissima flessibilità. Ovviamente c'è il jack per le cuffie, ma veramente questa scheda Xenix Q802 vi dà la possibilità di avere tutto quello che vi serve all'interno di una scheda audio esterna, che non è esattamente piccola, ma ovviamente per la flessibilità chiaramente serve un pochino di spazio, però vi può dare veramente tutto. Non è super solida, come se parliamo di Minus a livello di costruzione, quindi la trasportabilità non è esattamente semplice, ha una vera grossa pecca, che è quella dell'on-off. Non c'è un tasto on-off, ce n'è uno sulla fronte della scheda, che però è un ghost tasto, se vogliamo chiamarlo così, perché non spegne nulla. Ha una connessione vecchissima, quindi non è un USB, un USB-C o qualcosa di simile che può essere, se mi dimentico il cavo, posso provare in qualche modo a fare. È una connessione molto molto vecchia, rotonda, diciamo quasi proprietaria. Se non avete quello, assolutamente non la collegate. Ecco, il fatto di non poterla spegnere è abbastanza noioso. La soluzione a budget zero, mi viene da dire, è che se usate un microfono a USB si connette direttamente con il vostro computer, eventualmente se non fosse USB ma fosse jack, con il vostro cellulare, quindi non avete bisogno di una scheda audio esterna. Se siete voi e registrate su Skype è molto molto semplice, avete spesa zero. Se volete qualcosa di più professionale, con una spesa non esagerata, prendere una scheda audio esterna, e ce ne sono di diversi tipi, anche più portatile se siete spesso in giro, penso sia la cosa migliore. Io uso questa, ma ci sono tante variabili e Behringer, da questo punto di vista, io mi sono sempre trovato bene, e ho avuto anche un'altra scheda molto più piccola, molto meno funzionale, che però ha fatto assolutamente il suo. Quindi scheda audio esterna se avete un pochino di budget, zero scheda audio se il vostro microfono va all'interno dell'USB tranquillamente.
Ultimo step sono le cuffie. Io ho delle HPG 271 MKII che sono un, a mio modo di vedere, un gioiello. Costano al momento 89 euro su Amazon, le trovate sempre nel link qui in descrizione. Sono di fattura apparentemente debole, ma in realtà non è così, sono molto molto leggere, la plastica sembra quasi che si rompa, ma in realtà sono molto molto trasportabili e, devo dire la verità, la leggerezza, soprattutto per chi magari fa un podcast e le deve tenere, le deve indossare per diverso tempo, ecco, la leggerezza è fondamentale. C'è la banda dove trovate scritto HPG, che è una banda molto morbida che si adatta alla testa di chi le indossa, e soprattutto se voi fate partire la musica ma questa banda non è almeno al minimo tesa, la musica nelle cuffie non parte, quindi significa che voi non le avete in testa e quindi non parte per nulla. Se tendete anche leggermente quella banda, la musica comincerà a suonare nelle vostre orecchie. Il mix di solidità e leggerezza è assolutamente una cosa, un plus per queste cuffie. Potete portarle con voi tranquillamente, anche perché la banda è contornata da due bande di ferro, quindi assolutamente protetta, non rischiate di farla partire e rovinare la banda, che sarebbe decisamente un problema. Quindi questo è un altro plus. Il prezzo è più che onesto e il suono è neutro, quindi non vi aspettate le Beats by Dre adesso di proprietà di Apple, che pompano molto i bassi, sono bellissime per ascoltare la musica se vi piace quel tipo di musica. Ce ne sono anche tante altre di molto più alto livello, che però sono più, permettetemi, da puristi, per chi ascolta la musica ma l'ascolta da una fonte di un certo tipo e non compressa, e soprattutto che vuole godersi tutto lo spettro dei suoni. Questo è un buon bilanciamento decisamente per fare un podcast, ascoltare, avere un buon feedback della voce che avete voi e che ha eventualmente il vostro ospite, quindi sono assolutamente consigliate. Ecco, se magari le utilizzate, questo è forse l'unico minus che ho riscontrato, per ascoltare musica non sono esageratamente potenti, quindi magari si potrebbe fare meglio da quel punto di vista, però torno a dire, se le utilizzate per un podcast, tendenzialmente una grande potenza non vi serve, vi serve per ascoltare la musica la potenza, ma in questo caso non è necessario. Quindi le HPG 271 che utilizzo io sono, a mio modo di vedere, un ottimo compromesso tra il prezzo, la qualità e la costruzione. Chiaramente, come detto per le schede, il costo zero è molto semplice da trovare. Un qualsiasi tipo di cuffia che possa essere Bluetooth, che possa essere con un jack, che si connetta direttamente al computer. Se avete un microfono USB, andate nel computer. Se avete delle cuffie, qualsiasi tipo, andate nel computer e sentite. Ovviamente la riproduzione non può essere fedele, ve ne accorgerete. Provate le cuffie con cavo, senza cavo dell'iPhone, le AirPods, delle cuffie di un'altra marca. Il suono cambia, ve ne accorgerete. Non è il suono di entrata che cambia, è il suono che avete voi nelle cuffie. Quindi per fare un podcast e non dover poi impazzire nella post-produzione, avere un paio di cuffie over ear, in ear, diciamo, non è così fondamentale, anche se io prediligo e consiglio l'over ear. Diciamo che avere delle buone cuffie permette di capire i livelli e l'audio che esce, però torno a dire, a costo zero per cominciare, le vostre cuffie dell'iPhone o di qualsiasi tipo vanno benissimo. Quindi HPG, se volete un consiglio sulle cuffie over ear un pochino più pro esagerato, e invece budget zero, le vostre cuffie classiche dell'iPhone o del vostro telefono cellulare. Dopo aver avuto tutti gli oggetti che servono per creare un podcast, l'ultima, la ciliegina sulla torta, quello che serve per completare l'opera, è: dove carico i miei podcast? Come faccio ad arrivare su Apple Podcast, su Spotify, eccetera, eccetera? Io ho provato due servizi sinora: Libsyn, un sito americano con cui ho iniziato col mio podcast e che era un pochino caro, ecco, se fate podcast con buona regolarità all'interno dello stesso mese, lo spazio che vi danno a disposizione rischia di non bastare e rischiate di pagare
tanto in rapporto a quello che poi effettivamente è il servizio. La distribuzione è sempre stata ottima, il servizio clienti davvero ottimo. Quando ho avuto un problema non è passato veramente un'ora prima che cercassero perlomeno di risolverlo, quindi da quel punto di vista la collaborazione col cliente è davvero notevole. Il prezzo è un po' alto e quindi alla fine ho desistito e sono passato a Spreaker. Perché sono passato a Spreaker? Perché ovviamente lo spazio che mi davano a disposizione era molto di più, avendo intensificato il numero di podcast. Il prezzo era decisamente più vantaggioso, potete vederli su www.spreaker.com, e quindi ho deciso di passare a Spreaker perché ora, questo non lo so di Libsyn, non voglio dire cose inesatte, ma sicuramente ora con Spreaker c'è la possibilità di monetizzare dei vostri podcast, inserire dei cluster pubblicitari che Spreaker decide a propria rotazione e, se siete abbastanza seguiti, avere dei ritorni economici sostanzialmente passivi. Non avete niente da fare se non dire a Spreaker qui e qui mettimi i cluster pubblicitari, poi ci penseranno loro. Quindi anche questa soluzione è molto molto interessante per chi comincia a fare podcast. Si può fare live, c'è un'applicazione per studio per editare, fare le dirette, eccetera, quindi molto molto interessante. E dulcis in fundo, per voi che siete iscritti al canale mio e che state guardando il video, c'è un codice sconto. Se volete iniziare con Spreaker è molto molto semplice: abbonatevi ad un piano di quelli disponibili e se al checkout scrivete Simone M come codice di sconto avrete un mese gratuito, proprio perché state guardando questo video e perché io lavoro con Spreaker ormai da diverso tempo. Quindi trovate tutto in descrizione, i due link dei due portali e il codice sconto. Se volete fare un abbonamento con Spreaker avete anche questo vantaggio. In definitiva, questa è una panoramica su come iniziare un podcast domani mattina utilizzando quello che avete, più magari un piccolo investimento, oppure se volete investire qualche soldo e fare una cosa un pochino più professionale. Sono due strade ugualmente percorribili, questo sta al vostro budget. Io ho cercato di aiutarvi nel fare la scelta migliore, anche eventualmente mixando le due configurazioni, perché no, in base a quello che è il vostro budget. Vi ringrazio per aver guardato e ascoltato questo video, trovate tutti i link come detto in descrizione. Io vi invito a sottoscrivere, fare un subscribe al canale, mettere un like e eventualmente commentare. Fatemi sapere voi che cosa usate, che infrastrutture utilizzate, quali microfoni, quali schede, con cosa vi siete trovati bene e magari con cosa vi siete trovati male, perché questo canale serve ovviamente per aiutare tutti quelli che vogliono fare degli acquisti a farli mirati. E io vi ho condiviso la mia esperienza, ma se la condividiamo insieme potremmo usare veramente un grande tatto su tutte le persone che vorranno iniziare, quindi aiutarle nella loro scelta. Tasto subscribe, like, commenti, questo è il miglior modo per sostenere il mio canale. Io vi ringrazio di essere stati con me fino alla fine e al prossimo video.